Lavoro, la CGIL nazionale non accetta che il governo chieda la fiducia in Parlamento sulla riforma del governo, è come se si annullasse il valore del dialogo e del confronto. Presidi davanti alle prefetture di tutta Italia, il servizio arriva da Livorno. La CGIL sta attenta e dice di no attraverso una serie di presidi davanti alle prefetture di tutta Italia per dire no all'attuazione della richiesta da parte del governo Monti di porre la fiducia sulla riforma del lavoro. Insomma, se ne è parlato, se ne è discusso, poi arrivare a chiedere la fiducia vuol dire far passare nel silenzio una modifica sulla quale si era parlato fino adesso e si era fatto vedere che non c'erano tutte concordanze. Ma soprattutto sono due gli aspetti. A me non è tanto il fatto che si ponga la fiducia, è su che cosa si pone la fiducia. Perché i quattro emendamenti, maxi emendamenti presentati dal governo racchiudono un disegno di legge, una legge che per noi è irricevibile. È irricevibile sulla parte dei lavoratori in entrata perché peggiora condizioni che noi avevamo dato come giudizio già negativo. Peggiora le condizioni relative agli ammortizzatori perché non li estende per tutti i lavoratori e addirittura riduce i tempi di indennità per quanto riguarda coloro che potevano usufruire della mobilità. Qui peggiora anche la parte relativa ai licenziamenti e quindi noi chiedevamo dei cambiamenti, l'iter parlamentare poteva consentire cambiamenti, il porre la fiducia è una violenza nei confronti dei lavoratori.